Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Alchemist Simulator, un simulatore di alchimista. Stiamo iniziando e praticamente vi salterò un pochino i dialoghi della nostra assistente. Praticamente nostro nonno, adesso lo leggeremo nella lettera, è riuscito a, diciamo, farci ottenere la nostra licenza di alchimista, ma con delle condizioni. C'è un suo amico che ci controllerà e praticamente ci darà delle missioni da fare. In nostro aiuto verrà la sua assistente, il ratto magico, che adesso andremo a vedere, e ogni missione andremo a fare della fama e dei soldi. Praticamente dobbiamo iniziare a fare la prima missione. Adesso vi faccio vedere come funziona. Lei ci sta spiegando tutto adesso. Praticamente con la Q possiamo vedere che dobbiamo fare una pozione di cura. La pozione di cura, io vi dico, questo gioco non lo so padroneggiare minimamente, perché non è così semplice in realtà. Quindi noi adesso andiamo a vedere quello che sarà il nostro compagno di viaggi, di mille viaggi. Sarà il libro, l'almanacco. Qua ci mostra la fama quando saliremo di livello come alchimisti. Qua abbiamo i processi, cioè come si fa a far passare i vari processi, e questo devo studiarmelo bene, perché poi c'è anche in bacheca nello studio. Però ci sono vari stati, ogni ingrediente ha vari aspetti e noi dobbiamo farli passare da uno all'altro. E niente, praticamente qua ci sono i vari passaggi. Si può tagliare, si può pestare, diciamo col pestello, si può essiccare, si può spremere. E praticamente andando a manipolare i vari ingredienti riusciamo a estrarre gli aspetti, insomma. Questo invece è il pannello per gli aggiornamenti, cioè praticamente noi possiamo andare ad aggiornare il cutting planks, l'old mortar oppure lo scaffale. Andando avanti possiamo, scusate, eravamo già lì. Qua abbiamo tutte le pozioni che sappiamo fare, al momento sono soltanto tre: la pozione di cura, la pozione di resistenza al calore e la pozione di resistenza al freddo. E qua abbiamo gli ingredienti. Gli ingredienti, come vedete, hanno degli aspetti e il trucco del gioco è saperli manipolare. E quando andremo a fare missioni nuove, pozioni nuove, dovremo arrivare noi stessi a capire come fare la pozione. Qua abbiamo l'essiccatore, quindi possiamo essiccare alla luce del sole. Qua possiamo tagliare, qua possiamo pestare, qua possiamo mettere le nostre cose. Come spremere non ne ho minimamente idea, perché qua abbiamo l'inventario. Allora, in questo caso dobbiamo parlare al ratto, che è la nostra assistente. Qua abbiamo il tavolo, diciamo, dove buttare le cose quando non ci vengono bene, e butteremo via anche un sacco di soldi, tra l'altro. Al piano di sopra invece abbiamo la possibilità di passare il giorno. Poi ci sono questa e questa porta chiusa che non so cosa siano e si sbloccheranno andando avanti. Qua abbiamo la possibilità di comprare carbone e carambola. Io compro due di carbone e due di carambola perché carambola, ne ho presi due, prendo due di carbone. Ok, ci dice che possiamo farne anche di più di quello che dobbiamo, che dovremmo. Ok, ora andiamo qua, vedete che li ordiniamo, ci vengono scalati i soldi e gli ingredienti vanno in modo del tutto magico agli scaffali. Ora dobbiamo seguire il tutorial e prendere la carambola, che vedete che ha tre aspetti: ha la spada, il diamante e il sole. Quindi la spada è qui, il diamante e il sole è qui e il diamante è qua. Ok, praticamente seguiamo che cosa ci dice. Prendi la carambola e mettila sulla cutting planks per attivare e attiva Order Chaos Chain Removal. Quindi vediamo un po'. Praticamente ordinare. Ah, ok, quindi noi eliminiamo la Order Chaos, quindi eliminiamo tutta questa fila qui. Quindi eliminiamo l'aspetto della spada, ok. Order Chaos. Ok, inizia a essermi più chiara la cosa. Ok, infatti abbiamo eliminato la spada. A questo punto abbiamo solo due aspetti: Clarity e Light. Quindi Clarity, il diamante, e Light, la luce. Hai bisogno di eliminare l'aspetto che non vuoi. Oh, ho un'idea.
L'essiccatore distruggerà l'aspetto meno potente dei due. Poi, come si elimina l'aspetto meno potente, non ne ho idea, perché allora la pozione ci chiede l'aspetto del sole, quindi io immagino che l'aspetto più potente sia il sole rispetto a questo. Cerchiamo di capire le meccaniche. L'aspetto più potente è quello più a destra. Quindi lo essicchiamo. In qualche secondo diventerà. Ok. Ok, ora abbiamo. Scusate, abbiamo l'aspetto del diamante. Ok. Ma il diamante era richiesto, no? Non ho capito, scusate, io adesso ho preso questo, ho eliminato l'aspetto meno potente. Boh, vabbè, tritiamolo. La carambola, diciamo, adesso viene amplificato l'aspetto, quindi lo porta avanti dei due. Ok, vediamo un po'. Ok, è diventato. Allora, dei due ha eliminato l'aspetto meno forte. Quindi il light, ma usando il mortaio siamo aumentati di 1. Ok. Mettila nel calderone, perfetto. Ora dobbiamo tagliare il carbone. The cutting planks. Ok. Praticamente il carbone invece ha adesso per fare ci servono i cuori, no? Questo ha due aspetti. Dobbiamo tagliare l'aspetto del fuoco. Usiamo il cutting planks. Ma come lo taglio io l'aspetto del fuoco? Cioè, allora, vediamo se abbiamo capito. A noi serve, lui ha all'interno due cose. La cura, che ci serve, perché poi la lavoriamo, la facciamo diventare heal, la propria cura in sé, i cuori. Quindi dobbiamo eliminare l'aspetto del fuoco che sarà Destruction Cessation. Quindi l'aspetto sarà Destruction Cessation. A logica non c'è, sarà Order Chaos. No, Order Chaos è questo. Mannaggia. Vita Morte no. Destruction Cessation che non c'è. Yet Cold. Come faccio? Order Chaos? No. Hit Cold? Hit Cold? Eh sì, Hit Cold per forza di cose. Eliminiamo l'aspetto. Perfetto. E quindi lo amplifichiamo nel mortaio. E il mortaio in teoria dovrebbe portare dalla croce della Cure alla Heal. Quindi abbiamo il secondo ingrediente. Ok, mi è un pelino più chiaro adesso, perché l'ho già giocato, ma onestamente ci ho capito poco. Quindi lo mettiamo tutto dentro e giriamo e creiamo la nostra pozione per completare la missione. La missione poi ci vengono, così come anche tutte le vendite che facciamo, ci vengono pagate il giorno successivo quando andiamo a dormire. Adesso io vorrei però replicare questa cosa. Vedete che abbiamo la pozione. La diamo al ratto, così la vendiamo. Il ratto è di qua, gliela diamo, dobbiamo prima imparare il tasto destro. Prova a inviare la pozione per la questa. Tasto destro. Ok, dice di andare a dormire, ma io vorrei fare qualche soldo in più perché nel secondo giorno andremo a sperimentare. Quindi prendo questo, lo taglio. Vediamo se mi ricordo giusto. Qua vedete potete appoggiarli, come ho già detto. Allora, l'aspetto è questo, eliminiamo Fire Hit Cold, ok? E poi amplifichiamo di nuovo lì. Ok, intanto andiamo a prenderci l'altro. Qua dobbiamo eliminare la spada, quindi eliminiamo Chaos and Order. Ok, questa c'è. Ok, abbiamo due aspetti che sono vicini, quindi li essicchiamo. Vediamo se il dryer funziona anche di notte, ma penso di sì. Ok, dai.
Ok, e poi lo andiamo a potenziare. E abbiamo anche il secondo aspetto. Facciamoci la pozione appena finisce. Poi il coltello ogni tanto poi va sistemato sulla mola. Ok, facciamo la pozione e via. Molto bene. Ok, e la vendiamo, sta pozioncina qui. Pick up potion. Ok, la voglio vendere. Allora, vediamo un po'. Start trading, try to sell potion. Voglio venderla, sì. Thank you. Ok, è giunto il momento di ritirarci nelle nostre stanze e far passare il giorno, perché i soldi ci serviranno per il giorno successivo. Siamo nel giorno 1 dell'anno del ratto saggio. Perfetto, ora dobbiamo andare a fare un'altra missione. Quindi andiamo alla cassetta delle lettere e prendiamo la quest per fare la pozione di salto e proviamo a farla. La pozione di salto dobbiamo imparare a farcela per conto nostro e quindi poi una volta fatta ci verrà aggiunta nel libro. Per farla premiamo Q e vedete che abbiamo il vento e la palla di neve, diciamo, chiamiamola così. Vediamo come si chiamano ufficialmente sulla bacheca. Allora, ci serve motion e l'altro era il vento, quindi wind emotion. Allora, vediamo un attimo. Se andiamo a comprare gli ingredienti, dobbiamo trovare degli ingredienti che ci diano entrambi. Quindi il Polar Fisher ci dà uno e l'Harpy Feather ce ne dà un'altra. Quindi, cerchiamo di capire. Polar Fish ne compro un paio. Costano, ne compro 3 e l'Harpy's Feather pure. Perfetto, così vediamo di ragionare insieme, perché la prima parte era abbastanza semplice, c'era il tutorial, ora il gioco ci sta mettendo alla prova. Allora, vediamo un attimo, iniziamo a cercare di capire come funziona questo. Allora, iniziamo dall'Harpy's Feather, sì. Allora, questo va a eliminare gli aspetti meno forti, ma io so già per certo che mi eliminerà quello che non mi serve, quello che mi serve, quindi dovremmo provare a eliminare. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo l'elemento fuoco che vorrei eliminare, che è quello più dannoso, quindi che mi sembra quello più forte. Perché dovrebbe essere a sinistra quello più forte, credo, però non so. Vabbè, comunque, Destruction, Cessation, Heat and Cold. Heat and Cold, eliminiamo l'aspetto della. Ok, del vento. Ora, dovremmo eliminare. Non so nemmeno se lo posso più usare, no, infatti. Quindi a sto punto proviamo a essiccarlo. No, distruggerò tutti gli aspetti lì. No, allora non ne ho idea. Onestamente, a sto punto non so come fare perché ho 2 aspetti. Provo a metterlo nel mortaio e vediamo con che logica mi manda. Mi farà darkness a sto punto se l'elemento più forte è quello dell'ignorance. Eh sì, mi ha potenziato l'ignorance. No, mannaggia. No. E quindi niente, abbiamo fatto una prova e l'abbiamo buttata. Va bene, proviamone un'altra. Allora, dobbiamo eliminare prima di tutto un aspetto. Vediamo qua che cosa ci elimina. Proviamo così. Perché se l'elemento. E dovremmo eliminare Corruption forse? Non lo so, dobbiamo capire. E ci sta costando tanto, perché ci costano circa 190 a cose. Ecco, questo è l'elemento calore, che non me ne frega niente, lo metto lì. E chi se ne frega? E ho buttato via. L'ultima piuma, vediamo, facciamo un'altra cosa. Allora, prima abbiamo eliminato l'elemento fuoco facendo Hot and Cold, Heat and Cold. Adesso eliminiamo il processo Purity Corruption. E così eliminiamo quello. Facciamolo al contrario. Adesso abbiamo fuoco e coso qua. Allora, non posso più processarla.
non posso neanche, non so nemmeno come esprimerla la cosa, perché mannaggia. Allora, se io prendo il fuoco è l'elemento più avanzato rispetto al vento, quindi secondo me se lo spremo, proviamo, ma vediamo, è l'unico passaggio che mi viene in mente che si può fare questo, onestamente. Perché, eh sì, infatti, niente, anche questo va via. Vabbè, iniziamo a ragionare sull'altra allora. Sull'altra, l'appoggiamo qua, vediamo se. Beh, proviamo a essiccarlo, tanto fanno parte tutti dello stesso. Io devo. Allora, vedete che ho. Mi serve la palla di neve. Però un momento, se io elimino qui. Elimino Destruction Heat and Cold. Dovrei avere già quello che mi serve. Perché? Perché Heat and Cold mi elimina Ice e Cold. E mi resta solo la palla di neve. E infatti è già l'elemento giusto. Il problema è l'altro, mannaggia. Il problema è proprio la pia. La pia che non ho proprio idea di come fare. Non ho proprio idea. Allora, voglio leggere nuovamente l'almanacco, se c'è qualcos'altro che mi può dare la piuma di Arpia, ma allora, vediamo, iniziamo dall'inizio. L'Arpifeder. Allora, sì. Allora, l'aspetto dominante friggendola. Ok, forse ci sono. Forse ci sono. Forse ci sono. Vediamo se riusciamo a comprare un'altra arpia. Ne compriamo due. Bruciamo tutti i soldi, ma mi è venuta un'idea. L'aspetto inquietante dei due è il fatto che il fuoco vince sempre, che abbiamo notato, no? Quindi io adesso prendo una di queste e vado a eliminare Hot and Cold. Scusate, Heat and Cold, sì. Eliminiamo Heat and Cold. E ci siamo. E uno è eliminato. Dopodiché. Intanto devo accendere questo così eliminiamo un po' il coltello. Allora, abbiamo questi due. Questi due non posso più ovviamente passarla qui. Posso potenziare uno dei due, ma vedete che li potenzio ma non li elimino. L'unica cosa che si può fare è essiccarla. Ma non me lo fai essiccare? Non lo so. Non so, onestamente non lo so. Non ho proprio idea di come fare. Sì, va bene, basta così. Non lo so, sono praticamente bloccato. Non ho idea di come fare. Mi rimangono 3 giorni per farla, però non so onestamente come ottenere il vento. Il vento io ce l'ho. Mamma mia, è distrutto sto affare qua. Sì, devo sistemarlo io manualmente. Ok. Allora, calore, calore. Abbiamo la palla di neve e il vento, che sono i due che ci chiede. Stop. Palla di neve e vento. Io sono bloccato. Sono molto bloccato. Non posso comprare roba, eh. Cioè, se guardo tutti gli ingredienti, si potrebbe pensare di fare qualcosa di più semplice. Vediamo un po' se usando la testa. Allora, la mano con questo. No. Però mi serve il vento. L'unico che ha il vento è quello, cioè non si può cambiare anche cessation, non c'è modo. Allora, torniamo al market. Allora, vedete che c'è palla di neve e il polar fish, ok. Però se il polar fish.
Non si può far regredire. Allora, vedete, qua. No, sono proprio campi diversi. Non ho proprio idea. Ma mi è venuta un'idea. Allora, ragazzi, se io adesso mi è venuta in mente una possibilità. Motion, vuoi vedere che... Allora, prendiamo questo. È passato il giorno. Non possiamo aspettare quanto vogliamo, mannaggia. Il giorno passa comunque anche senza dormire. Allora, mi è venuta un'idea. Ho dormito con la trota, vabbè. Allora, se io prendo questo, no, e gli elimino, come abbiamo fatto prima, il cold lì, quei due lì, no? Item cold, ecco, lo elimino, ottengo questo, che va già bene. Se il mortaio me lo amplifica e quindi me lo porta a caos, io prendo il motion e lo essicco. Vediamo se la teoria è giusta, perché questo sarebbe veramente un game changer, se è quello giusto. Ah, allora abbiamo speso un sacco di soldi per delle cose che non ci servivano. Allora, lo metto lì, lo metto qui, prendo questo e dovremmo aver fatto la pozione del salto. Tac, crea la pozione, vediamo. Ok, quindi quello porta indietro o elimina l'aspetto più debole. Questo avanza e questo elimina una fila. Ok, abbiamo capito, abbiamo capito. Jump potion, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi a sto punto andiamo a venderlo, tasto destro per inviarlo alla quest. Molto bene. Fall potion vuole? No. Allora, non ho capito cosa ha detto, ma vabbè, abbiamo un'altra missione, ma non mi interessa, vorrei fare una cosa prima. Questi li butto via perché... Ah, però forse mi servono. Forse mi serve... Questo no, questo assolutamente non serve a niente. It, ok, lo prendo, lo metto lì, così almeno lo lasciamo lì. Abbiamo ancora, voglio venderlo perché ci voglio fare un po' di cose. Allora, item cold, quello lo dobbiamo fare per forza. Intanto vado a ordinare, non si può neanche correre, quindi devo camminare con calma. Vado a prendere un altro polar fish, così la vendiamo e ci facciamo dei bei soldi. Allora, questa è po' a posto, quindi la palla di neve l'abbiamo fatta e la butto nel calderone. Poi prendiamo un altro polar fish. Tagliamo sempre item cold e poi lo essicchiamo e otteniamo l'altro. Ok, abbiamo imparato anche a fare questa. Ok, vai indietro, essicca. Facciamo la pozione, la vendiamo e facciamo gli altri bei soldi perché ho solo 700. Poi mi pagheranno la quest e voglio vendere una pozione in più in modo da averla lì. Perché poi le pozioni le possiamo mettere anche lì in alto, tenerle lì, ma... Ok, dai. Fai il calderone e poi... È una sorta di puzzle game alla fine, perché... Alla fine non si esce in città come gli altri simulatori, almeno al momento mi sembra così. Il gioco costa sulle 10 euro su Steam. Beh, sembra carino, cioè non è banale, eh. Vendila, ok. Perfetto, dai, passiamo... Anzi, andiamo oltre. Vediamo che cosa ci dà da fare. Fai una no sleep potion. Perfetto. Però dobbiamo passare la giornata. Impara a fare la pozione. Voglio vedere se ho imparato a fare la pozione quella del... Sì, infatti vedete che adesso Jump ce la dà. Ci dice come farla, ma in realtà lo sapevamo già. Per fare questa... Per fare la pozione... No, non ho scelto alla fine. Facciamo una no sleep. No sleep potion, firmo e accetto. Va bene. Ci serve la palla di neve che sappiamo fare benissimo, quindi andiamo a farla. Prendiamo... Mannaggia, non ce l'ho. Non ce l'ho il pesce. Non c'ho il pesce. E un diamante. Allora, il diamante lo facciamo, non mi ricordo più. Mannaggia, mi continuo a perdere. Ho una disposizione in sto laboratorio che è veramente penosa. Allora, la carambola... O il call, no, la carambola. Compriamo una carambola, un polar fish. Bene, abbiamo finito i soldi.
Non possiamo sbagliare. Allora, mamma mia, ragazzi, scusate, ma continuo a sbagliare. Ok. Fatto questo, prendiamo. Iniziamo col Polar Fish. Appena arriva. Ok. Mi metto un po' a caso, eh. Allora, il Polar Fish tagliamo. E gli mettiamo. Allora, palla di neve, quindi gli mettiamo Heat and Cold. E abbiamo la palla di neve. Ci paga con un po' di monete qua, neanche tantissime, dir la verità. Allora, palla di neve fatta e messa nel calderone che poi accenderemo. Prendo questo e vado a, allora, eliminare, cos'è che è questo? La spada, quindi Order Chaos. Togliamo i due. Ok. Si è rotta la cosa ancora. Però intanto qua abbiamo fatto. E poi seguendo la logica che avevamo visto le altre volte, eliminiamo e otteniamo il diamantino. Credo. Ok, diamantino fatto. Vai, fai. E abbiamo imparato la pozione del non sonno. Bene. Adesso passiamo il giorno perché la breve passerà da solo, credo, perché già fuori è buio. No sleep, la prendo, la porto qui, tasto destro e la diamo per la quest. E siamo diventati Jasper. Livello successivo. Vabbè, si va a dormire, avevamo pochissimi soldi, quasi 400 monete. Vediamo adesso col passaggio al prossimo giorno, al giorno 4, se abbiamo più soldi da fare. Ok, diamo un'occhiata all'almanacco. Sì, dovremmo essere livello 1, sì. Possiamo potenziare qualcosa? Si può upgradare con 1500 monete, però adesso non so onestamente quanti soldi ho. 959, ok, pochissimi. E poi qua si va avanti facendo un'altra missione, andando via via sempre più a imparare cose nuove. Questa è una pozione che sembra essere quasi malefica perché crea una malattia, insomma. Queste Jumping Actor, Just in Case, sono tutte missioni nuove che ci pagano più o meno fama, più o meno soldi. Questo era Alchemist Simulator, fatemi sapere che cosa ne pensate, abbiamo fatto una prova insieme, insomma. Il gioco non è male, l'unico dubbio che ho è la monotonia, nel senso che se il gioco va avanti così e le missioni diventano sempre più difficili, è un conto, può essere un bel puzzle game. Però si sente un pochino, secondo me, la necessità, come succede in Fantasy, My Fantasy Blacksmith Shop, di uscire, esplorare, insomma, e fare. Però magari poi sono cose che aggiungeranno. Il prezzo del gioco non costa molto, costa sui 10 euro, quindi secondo me li può anche valere se vi piacciono giochi di questo tipo. La grafica è molto carina, molto shader, insomma. Low poly, non so, ma shader. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Come al solito, alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!